Buonasera. A partire da giovedì scorso e per i prossimi 4 anni, la nostra organizzazione sportiva ha il suo nuovo direttivo. Come d'abitudine, una candidatura unanime, votazioni compatte, nessuna opposizione. Come accade dal 1946, prima con Onesti, adesso con Carraro. Breve ma esplicito il discorso di investitura di Carraro. Bilancio a disposizione di tutti, a dimostrazione che il CONI è un ente pulito. Appassionato richiamo ai responsabili dell'istruzione affinché il dialogo con il Comitato Olimpico si possa finalmente approfondire, che alla scuola dell'obbligo si accompagni anche da noi l'obbligo per lo sport. Quasi al termine dei lavori, per Franco Carraro, un primo premio, la nascita di Albertina. I nostri auguri. Bene, questa domenica sportiva contava molto, proprio nella prova italiana della Formula 1, sul ritorno della Ferrari ad un livello di competitività che da tempo aveva abbandonato. Non c'è stato il successo andato a Piquet con la Brabham, ma nelle prestazioni di Villeneuve e di Pironi si sono visti chiari i segni di una Ferrari sul punto di tornare in partita. Il campionato di calcio ha preparato con una regia perfetta quella che potrebbe essere la partita dell'anno di domenica prossima. Juventus-Roma, la prima contro la seconda a 3 giornate dal termine. In studio Rocco Mattioli. E con Rocco Mattioli il suo manager Umberto Branchini. In sommario, automobilismo, Gran Premio di San Marino, calcio, tutte le partite di Serie A, la B oggi riposa, ed un servizio sul calcio estero, rugby, l'Aquila, campione d'Italia, sport equestri, il concorso di Piazza di Siena. La grande speranza dei tifosi della Ferrari è data delusa oggi sulla pista di Imola. Villeneuve e Pironi sono passati decisamente in testa alla corsa, ma poi hanno dovuto cedere. Ha vinto il brasiliano Nelson Piquet con la Brabham, ed un bravissimo Patrese si è piazzato secondo. Sesto, il romano De Cesaris con la McLaren. Ascoltiamo Rancati e Viola. La pista di Imola, primo Gran Premio San Marino, quarta prova del mondiale di Formula 1. Organizzato, dissero a suo tempo taluni personaggi, anche per devolvere parte dell'incasso ai paesi colpiti dal terremoto dello scorso novembre. Ci diranno. Queste sono immagini del giro cosiddetto di riscaldamento. Nello schieramento di partenza in prima fila c'è la Ferrari di Gilles Villeneuve con il giro più veloce a 192 orari. Il cavallino sente il profumo dei prati di casa. Piove. Al via Villeneuve schizza con un razzo, nonostante il ritardo del motore turbo in avvio. È la prima sorpresa. La seconda è di Pironi, che dalla terza fila piomba in pochi attimi alle spalle del compagno ferrarista. Anche se è presto, bisogna esultare. Tra le Williams di Reutemann e Jones si mette la Arrows di Patrese. Ed in men che non si dica, il padovano supera sicuro Reutemann, mentre Jones si ferma per mettere gomme da asciutto. E il campione del mondo non sarà più in corsa. Le due Ferrari viaggiano spedite, ma poi Villeneuve vuol cambiare i pneumatici. Retrocede al 15° posto. Pironi è dunque primo. Dietro incalzano il bravissimo Patrese e Piquet. Reutemann è quarto, Rebac è quinto, Arnoux sesto. Il duello Patrese-Piquet è da applausi. L'italiano tiene a distanza il brasiliano, che però più avanti riuscirà a passare. Il 21enne romanino Andrea De Cesaris, con una McLaren antica, infila da vecchia volpe e cuor di leone Giacomelli. Questi più avanti si toccherà con Civer ed entrambi finiranno fuori. Altri due italiani fuori corsa, Alboreto con la Tyrrell, quando è buon ottavo, il milanese ha debuttato oggi in Formula 1, e Gabbiani con la Osella. Un tocco, si fa per dire, anche tra loro. Piquet si avvicina a Pironi, che deve avere qualche difficoltà. Dopo è il doppiato Tambay e dietro, come un'ombra, Patrese. In 3 secondi vi sono i primi 3. Piquet, dopo lunghi minuti di attesa, supera Pironi e passa in testa. Il brasiliano è ormai lanciato verso la vittoria. Eccolo. Ma per il francese di Ferrari i dolori non sono finiti. Adesso è Patrese a volerlo superare e il padovano ci riesce. Per lui è giornata giusta e se lo merita. Ed anche Reutemann, alla caccia di punti per il mondiale, avvicina Pironi per poi metterselo alle spalle. Villeneuve ha intanto stabilito il giro più veloce.
ma anche il suo cavallino è ormai stanco. La galoppata è stata troppo lunga. Verrà classificato settimo. Il Gran Premio di San Marino va alla fine. Vince Piquet davanti a Patrese, Reutemann, Rebacche, Pironi e De Cesaris. Nella classifica mondiale Reutemann ha 25 punti, Piquet 22, Jones 18 e Patrese 10. Mancavano le Lotus. La pioggia e le gomme hanno avuto un ruolo preciso. Le Ferrari dimostrano nuove possibilità. Le Alfa hanno bisogno di medicine. Le due Osella si sono finalmente qualificate. I commissari italiani hanno fatto e bene il loro dovere. Alla fine i costruttori hanno accettato. Correre è d'obbligo e vorrei vedere con tutta quella pubblicità. Subito dopo la corsa, mentre gli inni riempivano l'aria, Beppe Viola ha intervistato Riccardo Patrese, il primo degli italiani nella classifica mondiale. Ed eccovi collegati con Imola, dove Riccardo Patrese è stato sicuramente il grande protagonista della corsa, con il permesso di Nelson Piquet che ha vinto e anche della Ferrari che ha ritrovato una certa condizione. Tu sai il perché, Riccardo? Beh, sicuramente loro qui hanno giocato in casa, quindi questo può essere un motivo. E poi penso che con un anno di esperienza alle spalle cominceranno anche prima o poi a raccogliere i frutti, quindi penso che qui abbiano cominciato a, prima di tutto, arrivare in fondo alle corse, che è la cosa più importante. In più abbiamo già visto in prova che erano anche molto competitivi. Ecco, tu alla vigilia di questo campionato del mondo pensavi di essere quarto in classifica a questo punto? No. Cioè io all'inizio del campionato del mondo avevo dei problemi anche di trovare una squadra. Grazie allo sponsor, grazie all'Arros, sono riuscito a trovare una macchina competitiva che sinceramente non mi aspettavo di avere all'inizio della stagione. Quindi per me è un po' una sorpresa, anche se ormai qui a Imola, dopo le prime tre corse che avevamo fatto in Sud America e in California, sapevo che avevo una macchina buona dalle mani. Ecco, i problemi più importanti e più gravi che hai dovuto superare oggi per arrivare secondo? Beh, prima di tutto sono partito in una posizione non troppo favorevole, in nona posizione, che qua sul bagnato non è una posizione comoda, perché pronti via non si vede più niente. Comunque sono riuscito a districarmi subito nei primi due giri e portarmi a ridosso delle Ferrari, al terzo o quarto giro ero già terzo, e da lì ho costruito tutta la mia corsa, che è stata prima un attacco per cercare di non farmi distanziare troppo dalle due Ferrari. Poi dopo c'è stato il ritorno di Piquet, una volta che lui mi ha passato ho fatto più che altro una corsa sul distacco che avevo su Reutemann, con un nuovo attacco, ho cercato di portare un nuovo attacco verso la fine, quando Pironi aveva fatto un po' da tappo nei confronti di Piquet. Ecco, senti, ieri e l'altro ieri tu però eri insolitamente ottimista, come mai? Ma ottimista, noi abbiamo portato avanti per tutte le prove la soluzione che adotta la Brabham del variatore d'assetto, e alla fine abbiamo scoperto che non ci dava i risultati che volevamo, quindi ero ottimista perché pensavo che tornando alle soluzioni tradizionali, cosa che abbiamo fatto oggi per la corsa, potevamo essere più competitivi di quello che eravamo stati in prova. E cosa ti manca per arrivare ancora più in là? Un po' di fortuna, visto che a Long Beach penso che non me l'avrebbe tolta nessuno, e penso che lì è proprio stata sfortuna, quindi spero che la fortuna un giorno sappia di essere in debito nei miei confronti. Senti, oggi alcuni piloti molto esperti, per esempio Villeneuve, tanto per non far nomi, hanno clamorosamente fallito la scelta delle gomme. Come mai? Può capitare a tutti. Ma io non so cosa ha fatto Villeneuve, però c'è stato un momento che anch'io pensavo non si potesse arrivare alla fine con le gomme da bagnato, invece improvvisamente ha ricominciato a piovere, e quindi sono arrivato in condizioni, anche appunto questa pioggia a metà gara, con questa pioggia a metà gara sono arrivato che le mie gomme dietro erano completamente finite, nel senso che non avevano più battistrada. Ecco, un'ultima domanda Riccardo, rivolta al futuro. Tu pensi che Imola, il Gran Premio di San Marino, sia stata una tappa importante per giocare regolarmente, senza carte false, da oggi in avanti? Direi che da un certo punto di vista tecnico la Brabham c'ha ancora i suoi vantaggi che c'aveva in Argentina, perché è l'unica macchina che attualmente riesce a far funzionare quel sistema di alzare e abbassare la carrozzeria e ripristinare l'effetto suolo, quindi penso che non siamo ancora in una condizione di parità. Grazie, a voi studio. Bravo Patrese, allora gli vogliamo dedicare un applauso, lo merita veramente.
grazie. E restiamo in tema di automobilismo. Sempre ad Imola c'è stato il campionato Fiat Abarth. Ecco i risultati. Primo Duilio Rubini, secondo Giulio Regosa. Questi due piloti capeggiano a pari punti la classifica dopo tre prove. Ed eccoci al calcio. Nel campionato di Serie A, con la giornata di oggi, forse tutto è stato riversato sull'incontro Juventus-Roma di domenica prossima. A questo punto il Napoli, ancora fermato in casa, deve sperare in una serie complicata di risultati per accedere allo spareggio. Per la retrocessione, spacciata anche la Pistoiese dopo il Perugia, rischia qualcosa il Torino. Ha tre punti da Udinese e Brescia, le più indiziate ad esprimere la terza formazione da inviare in Serie B. Ecco ora schedina, risultati e classifica. Bologna-Torino 1-0, Brescia-Udinese 1-1. Cagliari-Como 1-1, a Milano Ascoli batte Inter 2-1, Juventus-Avellino 1-0, Napoli-Fiorentina 1-1, a Pistoia Catanzaro batte Pistoiese 1-0, Roma-Perugia 5-0, Cremonese-Mantova 1-0, Matera-Benevento 1-0, San Benedettese-Cavese 0-0, Lecco-Rodense 0-0, Alcamo-Marsala 2-1. Montepremi Toto Calcio 7.130.462.744 lire. Ed ora la classifica della Serie A. Juventus 39, Roma 38, Napoli 36, Inter 31, Fiorentina 28, Bologna Catanzaro 27, Cagliari 25, Torino 24, Avellino, Como e Ascoli 23, Brescia e Udinese 21, Pistoiese 16, Perugia 15. Fin dalle prime battute si era compreso che la Juventus avrebbe dovuto fare i conti con un Tacconi spericolato e sicuro tra i pali e con un Avellino ringhioso e determinato in trincea. Nel primo tempo i bianconeri conducevano con raziocinio il loro assedio e in due circostanze Tardelli, l'uomo di maggior peso della squadra unitamente a Furino, sfiorava la segnatura. La retroguardia juventina, oggi in versione quasi del tutto offensiva con Gentile, Cabrini e Scirea perennemente nella metà campo avversaria, si concedeva quest'unica distrazione, a beneficio prima di Piga e poi di Ferrante. Per l'intero match la Juventus era condizionata da un infortunio iniziale di Bettega, vicinissimo al gol in queste due circostanze, che accusava una contusione sopra ad un ginocchio. Brady imponeva la sua classe solo episodicamente e l'Avellino, con una sola punta e sistematici raddoppi di marcatura, limitava le iniziative di Marocchino e Fanna sulle fasce laterali, subendo piuttosto gli inserimenti dalle retrovie, come questo di Scirea. Il secondo tempo, inaugurato dal precedente episodio, proponeva un copione rissoso e avvincente, recitato da una Juventus animata dal cuore più che assecondata dalla lucidità e da un Avellino ostinatamente tempestivo nel serrare le file e cancellare i varchi. Trapattoni inseriva Causio al posto di Fanna e Brio in luogo di Furino e Vinicio, successivamente, rispondeva con Venturini al posto di Crescimanni e Ferranti in luogo di Vignola. Dopo mezz'ora di mischie spigolose e arrembaggi generosi, Bettega coglieva attraversa e palo in modo clamoroso. Al 36esimo i bianconeri si schiarivano le idee e ripescavano uno degli schemi studiati in allenamento. Punizione, da Cabrini a Brady, ancora a Cabrini, rasoterra e gol, nonostante l'opposizione di Tacconi. Una rete che veniva accolta da giocatori e tifosi come un'autentica liberazione. Ora la Juventus si prepara a ricevere la visita della Roma. Il giudice sportivo potrebbe negarle Tardelli, oggi ammonito e già diffidato. La disciplinare, invece, deve decidere il destino di Bettega, già deferito. Adesso andiamo a Torino per vincere, così Lidom ha esordito con i giornalisti alla fine della partita con il Perugia. La Roma giocherà contro la Juventus la partita dello scudetto. La sonante vittoria ottenuta all'Olimpica ha un po' risvegliato le ambizioni della squadra giallorossa, che praticamente dopo il pericolo scampato al quinto su colpo di testa di Bagni è stato a padrona assoluta del campo, come del resto il punteggio di 5-0 sta a testimoniare. Le prime avvisaglie romaniste avvengono al settimo con un colpo di testa di Turoni. Al decimo il primo vero sussulto della partita, su bolide calciato da Di Bortolomei, Frosio devia la palla di testa e insacca nella propria porta. Un dramma antico che però non ha mutato l'andamento della partita. Anzi, ha spronato le legioni romaniste ad una vittoria schiacciante senza storia. Il suo capitano Di Bartolomei è stato senz'altro il fautore di questo successo, pescando dapprima Turone in area
Il libro giallorosso veniva alterato con un certo garbo, bisogna dire, da Pin, il quale non era molto d'accordo sulla massima punizione. Pruzzo, nel mettere il pallone sul dischetto, non vedeva l'ora di uscire da quota 17 e infilava Mancini con un perfetto raso terra. Era ancora Di Bartolomei a dirigere le operazioni e 8 minuti più tardi pesca Bruno Conti solo sulla sinistra. Per l'ala della Nazionale è il primo gol di testa. Un'avventura da non dimenticare. È appena la mezz'ora e la Roma è già sul 3-0. Fischiare un altro rigore per un fallo di mano di Butti sembra eccessivo anche all'arbitro Redini, che ha diretto egregiamente. Nella ripresa, chiaramente la partita perde di stimolo. La panchina giallorossa era più interessata alle vicende di Torino che non al gioco prodotto in campo. Distratto era anche Pruzzo, che spreca il suo secondo gol, come avete visto. Il Perugia è svogliato e forse è appagato dall'esploa di Napoli e affida i suoi sporadici attacchi a Bagni, che appare più caparbio che preciso. Ormai l'interesse è tutto per la Juventus, che ancora non riesce a segnare un gol all'Avellino, mentre all'Olimpico si assiste quasi ad un allenamento. Di Bartolomei e Ancelotti, nettamente i migliori uomini in campo. Per il capitano giallorosso anche la soddisfazione del gol di marca brasiliana. Festa grande anche per il giovane Faccini, che non fa tempo a sostituire Bruno Conti alla mezz'ora. Ed eccolo segnare dopo appena 30 secondi il quinto gol della Roma. La Juventus non ha ancora segnato, lo farà a 9 minuti dalla fine, rovinando in parte la festa giallorossa. Un Napoli nervosissimo non è stato capace di superare una Fiorentina che, baciata dalla fortuna, continua la propria serie positiva. Eppure il Napoli ce l'ha messa tutta, perché solo un successo avrebbe potuto riaccendere le fiamme della speranza che la sconfitta interna di domenica scorsa aveva spento. Per almeno 20 minuti perciò in campo ci sono stati soltanto gli azzurri, tra i quali svettava ancora irresistibile Marangon, su cui affannava Restelli. Qui fa tutto da solo, scende, dribbla, traversa. Galli blocca, anticipando d'un soffio l'entrata di Damiani. Soltanto al 21esimo si vede una manovra viola in contropiede con Galbiati, che scambia con Bertoni e calcia. Castellini ferma in due tempi. Riprende la danza napoletana e Pellegrini ha per due volte il pallone buono sul piede. La prima su appoggio di Musella, quando ostacolato da Tendi lo manda debolmente verso Galli. La seconda al 23esimo, allorché lo gira al volo di sinistro, trovando Galli sempre pronto. Subito dopo il gol viola, triangolazione Antognoni-Bertoni-Sacchetti, che da almeno 25 metri fa schizzare una palla di rara potenza e precisione che si insacca senza remissione. La mazzata è dura per la squadra di casa, che teme il ripetersi del colpaccio perugino, tanto più che al 31esimo Pellegrini si ripresenta in area avversaria davanti a Galli, che gli ribatte il tiro, evocando il fantasma del suo collega Malizia. Ma in soccorso del Napoli, 10 minuti più tardi, giunge l'arbitro Barbaresco, che gli assegna generosamente un rigore per questa mano di Bertoni su un rinvio di Restelli. Imparabile la trasformazione di Guidetti. La partita può considerarsi chiusa. La ripresa infatti segnala soltanto scontri, ammonizioni, sostituzioni e un'unica vera occasione per il Napoli, propiziata dal guizzante Marangon, che dà a Damiani, la cui conclusione è questa. Dopo un bell'intervento di Galli su Guidetti, i falli degli azzurri si incattiviscono e naturalmente non servono a far cambiare il risultato. Un chiaro esempio della loro delusione è offerto da questa mischia, durante la quale Marangon cerca di brillare anche per meriti assai diversi da quelli che gli si riconoscono. Tra Brescia e Udinese, alla fine, ha vinto la paura. Infatti, le due squadre, che sembravano chiamate a giocarsi in un incontro spareggio la permanenza in Serie A, hanno diviso la posta in palio al termine di un incontro che è vissuto solo a sprazzi nei secondi 45 minuti. Nel primo tempo, infatti, i portieri non hanno mai avuto gran lavoro e quasi sempre si è trattato di normale amministrazione. Qui Malgioglio blocca un diagonale di Pin. Nella ripresa, subito la rete dell'Udinese. Respinge Malgioglio e Miani, in sospetta posizione di fuorigioco, in fila. Inutili le lunghe proteste dei bresciani. Le rondinelle, alle quali evidentemente il freddo di questa strana primavera non favorisce il volo, si buttano in avanti, in verità senza troppo ordine e senza mai riuscire ad essere concrete nelle conclusioni. Così favoriscono il gioco dell'Udinese. Penzo viene atterrato al limite dell'area. Menegali decreta la punizione e Podavini infila la rete. È l'1-1.
A questo punto era logico attendersi un gran finale da parte dei bresciani, ma tutte le attese sono andate deluse perché si è continuato a cincischiare senza mai affondare le azioni. Forse il Brescia temeva di scoprirsi e subire il contropiede dell'Udinese. Dopo tanta fatica fatta per raggiungere il pareggio, la beffa poteva voler dire davvero Serie B e quindi meglio giocare a Bontorati. Così si è giunti alla fine. I due allenatori, alla vigilia, avevano detto che questo incontro non sarebbe stato definitivo e non si può certo dire che non conoscano il valore delle rispettive squadre. Scorso campionato, all'Ascoli è riuscita oggi l'impresa non facile di espugnare il Meazza a spese dell'Inter. Un Ascoli votato logicamente al contenimento, una Inter tutta protesa all'attacco ma che si è dimostrata vulnerabile dal contropiede degli ascolani, anche se la prima rete bianconera è scaturita da un rigore. Atterrato Pirfer in area da Canuti, De Lie decide per i 9 metri, Moro, lo vedrete adesso, realizza. Sempre interista la pressione con l'Ascoli che insiste nel contropiede e Trevisanello qui a presentarsi solo davanti alla porta di Bordon dopo questa lunga e bella discesa senza riuscire tuttavia a concludere. Logica disperazione, la vedete, di Trevisanello. Nel secondo tempo, al secondo minuto, il raddoppio dell'Ascoli. Il calcio d'angolo di Moro viene deviato due volte finché Scanziani non raggiunge il pallone di testa e segna. Gelo sugli spalti di San Siro. Riprende sfortunata e concludente la pressione dell'Inter. Ecco un episodio da Baresi all'ex Ambu che tira violentissimo e Pulici riesce a deviare sopra la traversa in angolo. E al 36esimo che l'Inter finalmente accorcia e Marini che allunga Proasca, bel cross di Altobelli, la realizzazione eccola e di Bini. Tra gli altri episodi un palo di Proasca e successivo salvataggio di Pulici che rivedremo poi al rallenti. Per l'Ascoli questi due punti preziosi rappresentano con tutta probabilità la salvezza. Per l'Inter una battuta a vuoto che allunga la serie degli insuccessi dei nerazzurri decisamente. Il Como ad aprire le ostilità al Sant'Elia rendendosi più pericoloso nel primo tempo di quanto non abbia fatto il Cagliari. Al settimo Ivirkovud che è di testa e indirizza verso la porta, salva Bruniera sulla linea, poi dopo Nicoletti, Corti interviene e mette una pezza. Quindi c'è una punizione Marchetti Quagliozzi che Vecchi para. Al 18esimo e 20esimo due incursioni comasche firmate da Pozzato e Lombardi. Corti come può rimedia in due tempi. Al 35esimo Selvaggi fa un'incursione in area comasca, ma il suo tiro finisce al lato. Inizia il secondo tempo, sono passati appena 3 minuti e il Como va in vantaggio con Pozzato che supera Corti in uscita. Al 14esimo Osellame cerca la via del gol. Gli va male per un soffio, ma è solo un anticipo. Due minuti dopo, infatti, il numero 4 cagliaritano riesce a trovare la via dell'1-1 finale. Per lui è la prima rete segnata in Serie A. Dopo il gol il Cagliari si rinfranca, diventa più aggressivo. Virdis si mostra in area per due volte e riscatta in parte una partita giocata complessivamente sottotono. Ci tenterà anche Gattelli, entrato a metà del secondo tempo, a rilevare Bellini, ma anche per lui la via del gol è negata. Lo stesso Gattelli sarà poi espulso al 40esimo con una decisione arbitrale del signor Latanzi che ha lasciato perplessi più e che ha coronato indegnamente un arbitraggio per il resto assai mediocre. Perdendo in casa col Catanzaro, la Pistoiese perde definitivamente le speranze di salvezza. Lo svolgimento della partita ricorda emblematicamente tutto quello che di buono e di cattivo la matricola toscana ha fatto vedere in questo suo sfortunato campionato. Tanta forza di volontà, un po' di ingenuità, tante occasioni, tanti errori fatali, come questo di Paganelli servito da Chimenti al secondo del primo tempo. Gol a parte, il Catanzaro è apparso in area arancione solo alla mezz'ora del primo tempo. È Palanca per due volte che impegna Mascella. Ma è nella ripresa che la Pistoiese butta via la possibile vittoria. Al 26esimo su centro di Badiani, Di Lucia sciupa così. Sei minuti dopo lo imita Rognoni che fa tutto da solo, pallone alle stelle compreso. Poi questa deviazione di Chimenti è fuori di poco. Passano i minuti inutilmente per la Pistoiese. Lo spettro della retrocessione e la stanchezza appannano i riflessi. Al 40esimo Berni non trova altro modo per fermare Borghi. L'arbitro Lopes non ha dubbi e Palanca non ha incertezze.
La delusione è tanta che perfino il vecchio Frustalupi non può fare a meno di sfogarsi. L'arbitro lo espelle per proteste. Per la Pistoiese è davvero finita. In queste condizioni nemmeno il derby di domenica prossima con la Fiorentina, l'ultima squadra battuta dagli arancioni nel girone d'andata, può riaccendere gli animi. Bologna e Torino non avevano interesse di classifica, anche se fa una certa impressione questa sera leggere il nome del Toro nella seconda metà del tabellone. Ma erano molti i motivi che davano un certo sapore al confronto. Le storie di Radice, Vullo, Pileggido, Sene, Garritano si sono intrecciate per qualche tempo con quella del Torino. Forse non c'erano rivendicazioni precise sul tappeto, ma da parte dei cinque ex Granata almeno la voglia di ben figurare. Nonostante tutte le voci di smobilitazione che circolano sul suo conto, questo Bologna però continua a giocare. Undicesimo del secondo tempo. Il gol di Dossena nasce dalla rovesciata di Garritano. Il tiro è molto bello. Rivediamo al rallentatore. La rovesciata di Garritano coglie di sorpresa la difesa granata. La respinta del difensore è debole e arma il destro della matricola azzurra. La partita si anima di colpo. Di tanto in tanto Eneas ha degli sprazzi da campione, d'oro la palla che offre a Garritano. Vullo, in una delle sue molte irruenti sgroppate sulla sinistra, vede Colomba lontano, ma Terraneo non sta al gioco. Ecco una vigorosa reazione del Toro, da D'Amico a Graziani che salta Zinetti. Bachleckner è sempre un ottimo tempista. Eneas prova in tutte le maniere di far gol, forse non è il suo mestiere, preferisce farli fare, ma è anche sfortunato. A 4 minuti dalla fine, la difesa del Bologna è sul punto di crollare. Dal piede di D'Amico, la palla del pareggio vola verso le gradinate. Buonasera. Con il gol segnato oggi sul calcio di rigore, Peruzzo ha migliorato la sua posizione nella classifica dei cannonieri. Ora è sempre primo, ovviamente, con 18 reti, seguito con 11 da Graziani e poi da Altobelli e Pellegrini con 10. Oggi ben 4 i calci di rigore assegnati e 3 decisivi. Con Giorgio Bertone andiamo subito a vedere il rigore assegnato a Napoli. Ecco Damiani in azione. C'è un contrasto con Restelli, la palla schizza su Bertoni, va sul braccio di Bertoni, l'arbitro opta per il calcio di rigore, sembrerebbe quasi involontario, andiamo dal basso, vedete come torniamo un attimo indietro, vedete come sul pallone che schizza Bertoni muova il gomito destro, apra il braccio destro, il gomito, e questo deve aver indotto l'arbitro ad assegnare il rigore a favore del Napoli. Risultato, vi ricordo, Napoli-Fiorentina 1-1. Eccoci a San Siro. Il primo gol dell'Ascoli sul calcio di rigore per atterramento di Pirker ad opera di Canuti. Vedete il contrasto tra i due, c'è forse una spinta di Canuti, Pirker finisce a terra e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Vi ricordo che Inter-Ascoli è finita 2-1 per l'Ascoli. Torneremo poi su questa partita con un altro episodio più avanti. Ora andiamo a Pistoiese-Catanzaro, il rigore assegnato al Catanzaro. Vedete Berni che strattona nettamente Borghi, è calcio di rigore indiscutibile. Roma-Perugia 5-0 da Di Bartolomei a Turone. Turone entra, supera anche Pin. Vedete Pin alla gamba destra, il piede destro di Pin va a urtare il piede destro di Turone. Calcio di rigore anche qui ineccepibile. Discussioni a Brescia sul gol che ha portato in vantaggio l'Udinese. Vediamolo un po' tutto. C'è un calcio di punizione di Neumann, la respinta di Malgioglio. La respinta lunga fuori area. Raccoglie Miano. Vedete, è al volo di destro, se non sbaglio, sì, al volo di destro, rimette in mezzo, il pallone arriva, c'è soltanto Miani da solo, mette dentro, i bresciani reclamano il fuorigioco. Torniamo indietro, andiamo fino al pallone che torna in campo, che torna in area sulla ripresa di Miano. Eccolo, a questo punto, come vedete, Miani non è inquadrato, non possiamo stabilire se era o no in fuorigioco. Andiamo pure avanti adesso. Sta di fatto che l'arbitro, lo vedete tra poco, è proprio in linea con l'Udinese e non ha nessun dubbio. Indubbiamente era in una posizione migliore della nostra per poter giudicare. Ed ora torniamo all'episodio di San Siro, dell'Inter Ascoli. Vedete, c'è un pallonetto di Beccalossi, supera Anzilino. Anzilino non guarda più neanche il pallone, va direttamente su Beccalossi, lo mette a terra e gli interisti hanno reclamato
il calcio di rigore, per l'arbitro invece è stato tutto regolare e ha fatto continuare il gioco. Con la moviola è tutto. Buonasera. Dunque, mancano tre domeniche alla fine del campionato e il Napoli ha perduto 3 punti in casa su 4 negli ultimi 2 turni. In pratica ha giocato in favore di Roma-Juventus che domenica prossima si giocheranno forse uno scudetto in 90 minuti. I risultati di oggi sono stati particolarmente espliciti in favore della Roma, che non si è fatta sorprendere come era accaduto a Napoli, Juventus e dal Perugia. Mentre, come avete sentito dal servizio da Torino, questa sera la formazione della Juventus per l'incontro con la Roma è affidata più agli organi di disciplina della federazione che a Trapattoni. Su questa partita si può anche tentare un pronostico, se non proprio sul punteggio, almeno sul gioco. È una partita che richiederà a Roma-Juventus un enorme dispendio di energie. Quindi conterà quanto le due squadre sino ad oggi hanno speso per potersi portare in zona di tiro. La Juventus certamente non è favorita perché la mancanza di tiratori naturali ha costretto Trapattoni ad inventarsi una formazione di centrocampisti, Bettega compreso, costretti a essere in difesa e poi a essere all'attacco, terzini compresi. E questo deve aver molto pesato sul rendimento della Juventus, forse anche a contatto con i primi caldi. La Roma sotto questo profilo invece è favorita perché con Prusse e Di Bartolomei la sua capacità di tiro è sempre assicurata e poi un pareggio non sarebbe poi un insuccesso per i romanisti perché poi toccherebbe alla Juventus conquistare 4 punti col Napoli e con questa temibilissima Fiorentina. Insomma, è una partita che potrebbe decidere soltanto un giocatore completo come oggi non c'è. Se finisce senza pareggi è chiaro che lo scudetto è assegnato. Durante la settimana una gustosa sceneggiata è stata trasformata in una sorta di sondaggio presso l'opinione pubblica per sapere come sarebbe considerata e valutata un eventuale provvedimento di clemenza nei riguardi dei giocatori colpiti da provvedimenti disciplinari per la faccenda delle scommesse. Conclusione, sia la federazione sia l'associazione dei calciatori hanno detto che non si avranno provvedimenti eccezionali e che quindi i giocatori restano squalificati. Ne prendiamo atto. Però è chiaro che è stata scelta l'epoca sbagliata per un'iniziativa del genere, anche perché è chiaro che su questa iniziativa si voleva organizzare un buon mercato. Infine una notazione. Scendendo negli studi, Aldo Giordani, il nostro Aldo Giordani, forse uno dei tecnici di basket più avveduto, ci ha detto che, come dire, la realtà dissipatrice delle società di calcio questa sera ha un'altra immagine, perché nel basket oggi un giocatore è stato ceduto, un giocatore si chiama Zampolini, è stato ceduto per 700 milioni. 700 milioni nel basket significano l'incasso di una buona società per 2 campionati, come se Inter, Napoli o Roma acquistassero giocatori sugli 8 o 9 miliardi. Come primo successo della legge sullo sport professionistico non c'è male, e questa legge dovrebbe valere anche per la pallacanestro, che pur continua a dichiararsi sempre sport per dilettanti. Comunque vedremo. Buonasera. Ed eccoci al rugby. L'Aquila è campione d'Italia. La lunga rincorsa al terzo scudetto si è conclusa con una giornata d'anticipo sulla fine del torneo. La città abruzzese, che tanto ha dato al rugby, è in festa. Vediamo il servizio di Marcozzi. È l'ottantesimo minuto del confronto scudetto tra l'Aquila e il Sanzo Rovigo. L'arbitro Cadamuro fischia la fine e oltre 10.000 appassionati provenienti da tutto l'Abruzzo salutano con un boato di gioia e uno sventolio di bandiere la sofferta vittoria sui Veneti e il terzo scudetto della squadra neroverde, un obiettivo che gli abruzzesi inseguivano da ben 12 anni. In molti scavalcano la rete di protezione ed entrano in campo. Rob Lowe, il terza linea della nazionale sudafricana, considerato il simbolo della squadra, e altri giocatori aquilani vengono portati in trionfo. È una giornata indimenticabile per il rugby del centro-sud. Ecco i protagonisti di questa ultima splendida affermazione, ma non sono solo loro i primatori dell'eccellente campionato disputato dall'Aquila. In 31 hanno contribuito a questo successo e tra loro ci sono Paolo Mariani, Massimo Mascioletti e la rivelazione Mariano Crescenzo, che oggi hanno sofferto in tribuna perché infortunato. 31 atleti guidati da un allenatore serio e appassionato, Loreto Cucchiarelli.
ma vediamo insieme le fasi salienti del lungo cammino dell'Aquila. E con queste due bellissime mete che la squadra abruzzese ha messo oggi al sicuro la vittoria con il Sanson e conquistato lo scudetto. La prima realizzata da Lucio Pelliccione e propiziata da Ponzi. La seconda siglata da Giancarlo Morelli, ma ispirata da Ghizzoni. Lasciamo proprio a Giancarlo Morelli il compito di parlarci degli altri tre esaltanti successi dell'Aquila in questo torneo. La partita col Benetton in casa fu il prodigio dei nostri avanti, che giocavano una partita eccezionale ad un ritmo molto molto alto. Il campo non permetteva un gioco molto aperto e quindi i nostri avanti fecero una grossa partita. La partita con la Sanson a Rovigo invece fu l'esaltazione della tecnica, nella quale si distinse il nostro sudafricano Rob Lowe. E la partita col Petrarca qui è stata la classica partita del cuore, dove abbiamo giocato solamente con la volontà. Un successo quello nero verde netto in un campionato difficile che ha esaltato i tifosi aquilani, e il tranquillo capoluogo abruzzese sta vivendo stasera grandi momenti di gioia, una festa che accomuna un'intera regione. Risultati della penultima giornata di rugby. A Milano, Parma MA Milano 7-3, Amatori Catania, Fracasso San Donà 23-15, L'Aquila Sanson Rovigo 24-16, Petrarca Padova Geloso Brescia 40-4, a Roma Tutto Panella Frascati Jaffa Roma 47-10, Benetton Treviso Bendrich Livorno 29-7. Appunto, le immagini ora di questo incontro. Allora, Mattioli, dopo il match con Opel aveva dichiarato abbandono il pugilato. Sì, penso che ero un po' stanco. Allora, sai, quella sera lì ero un pochettino stanco e ho passato molto più bravo. E allora ho detto basta, ma basta per una settimana o due. Poi piano piano sono ripreso. Ecco, questo appunto è l'incontro con Hopkins. Vedremo il knockdown al settimo round. Dobbiamo dire che Hopkins non era mai andato a knockdown. Poi la conclusione preferita al nono round. Branchini, dopo il successo di Mattioli, lei ha dichiarato la sua soddisfazione per aver scelto con intelligenza l'avversario di Rocky. Come fa a scegliere gli avversari? Beh, la dichiarazione è fatta da mio figlio, che effettivamente, lavorando in Inghilterra, vede i pugili inglesi, aveva visto che si trattava di un ottimo pugile e poteva essere un test valido, quello che necessitavamo tutti per sapere se Mattioli era ancora in grado di fare una carriera all'altezza del suo grande passato. Quindi la scelta è stata dell'organizzatore, per la verità, però l'indicazione è venuta dal mio figlio. Ecco, quali sono allora le risultanze di questo incontro? Abbiamo ancora un Mattioli in grado di combattere per grandi traguardi? Ma io penso di sì, io penso che sono sempre come prima. A questo match qui, alla prima ripresa, mi sono strappato la schiena e allora mi hanno impedito a fare certe cose. Però io penso che sono andato bene, penso che la forma è ancora lì, la grinta, la voglia e tutto. Io penso che sono ancora pronto. Ecco, benvenuti. Ho detto, abbiamo visto il solito Mattioli. Non è che le abbia fatto molto piacere questa dichiarazione di benvenuti. Ma benvenuti parla a modo suo. Io con lui lo stimo come pugile, lo stimo come uomo, però mi sa che io e lui non andiamo molto d'accordo. Quindi non mi piace a me a parlare di lui. Dopo il match con Hopkins lei ha avuto un attimo di commozione. Sua mamma come sta adesso? Ma mamma sta bene, non è commozione. Sai, quando una mamma sta male, pensi che il figlio lo sente molto. Io spero che sta bene, quindi l'ho detto. Dopo il match con Hopkins lei dichiarò di aver perduto per un motivo che non potrà mai rendere noto. È vero e perché? Sì, è vero. Ho fatto tanti sbagli, siamo fatti tanti sbagli, magari tutti non lo so, però certo lo so. Questo non lo voglio dire perché sono sbagli che io faccio e poi in ogni tempo mi sono imparato. Quindi è un sbaglio molto grave che ho pagato molto caro, però è un sbaglio che io ho fatto. Ecco, tutti sostengono che nel futuro della nostra box c'è solo un match di grande attrazione, cioè Mattioli, La Rocca, ma sono tutti concordi nel dichiarare che questo match non lo vedremo mai. Perché? Ma sì, lo parlano tante. Io sono arrivato a essere campione del mondo. Penso che il nome io ce l'ho un pochettino in più di lui.
Io penso che prima che il match si fa tra me e lui, penso che prima lui deve essere campione del mondo come sono stato io, perché è troppo facile dire io voglio combattere con Mattioli. Quindi prima lui si fa il suo nome, poi dopo qualcuno viene fuori con tanti soldi e parliamo. Ecco, è il caso di ricordare che Mattioli è nato a Ripa Teatina in Abruzzo, la stessa città che ha dato i natali ad un altro grandissimo campione, vale dire Rocky Marciano. Dal pugilato lei ha più dato o ha più avuto? Ma io penso che ho dato tante e ho avuto tante, perché essere campione del mondo penso che è un sogno per tutti i pugili che oggi sono i pugili. Quindi io penso che ho dato molto alla box e devo dare tante per prendere ancora molto. E può prendere ancora molto dalla box? Ci rivolgiamo al manager Branchini, Mattioli. Sì, penso di sì. Penso che possa avere ancora una carriera valida. Vale la pena di continuare e di provare a riattaccarci alla vetta. Vogliamo un po' fare il punto di questa situazione abbastanza intricata nelle varie categorie e per le varie divisioni del mondo della box. È una situazione curiosa. Per evitare Tommy Hearns, che forse non è poi quel diavolo che hanno dipinto, Leonard preferisce attaccarsi al campionato del mondo, da campione del mondo di pesi welter del World Boxing Council, preferisce attaccarsi al campionato del mondo della World Boxing Association e del super welter, che è detenuto dall'ugandese che vive in Danimarca, Ayub Kalule. Questo incontro si farà il 25 giugno. Prima, il 23 maggio, a Las Vegas, invece, Wilfredo Benitez, che è uno dei migliori pugili, effettivamente il migliore pugile welter del mondo, perduto da Leonard, ma ha fatto dalla seconda ripresa l'incontro con un grosso spacco in mezzo alla fronte, quindi in condizioni di inferiorità, incontrerà Maurice Hope. Maurice Hope è il campione del mondo, che tutti sappiamo chi è, quello che ha battuto Mattioli due volte. Adesso, se Benitez diventerà campione del mondo, essendo portoricano, io ho un pugile che è nella classifica mondiale numero 2, che è Carlos Santos, anche portoricano, e penso che questa è la ragione, vada lui a fare il combattimento con Benitez a Porto Rico, sarebbe un grande avvenimento, due portoricani. E d'altra parte, Leonard, diventando campione del mondo contro Calone, non credo che mantenga il campionato del mondo, penso che lasci il titolo poi e faccia quello dei pesi welter, che è la sua categoria naturale. In quel caso, dichiarato vacante il titolo, ecco che noi dobbiamo essere pronti con Mattioli per dare l'assalto al campionato del Super. Ecco, vogliamo ricordare che la RAI trasmetterà ben 4 campionati europei e poi potremo seguire anche le immagini di questi grandi campionati mondiali. In tutta questa ridda di nomi, di scelte, di richieste di cambiamento, quali sono i pugili che lei preferirebbe incontrare e quali non vorrebbe più incontrare? Ma io sono un pugile che mi piace dei pugili che viene dentro. In questi pugili qui mi sa che solo uno viene dentro, altre sono tutto tecniche, però sono bravissime. Però io a me mi piacerebbe incontrare Sugar Ray, perché c'è un nome grossissimo, è logico. E poi non mi piace incontrare Tommy Hearns, perché il suo statore è alto, scorbuto, che picchia forte. 1,83. Sai, è molto alto. Io faccio 1,69, quindi sai, è un po' troppo alto. E basta, perché io sono un pugile. Hope naturalmente mai più nella vita. No, Hope, io, oddio, se il match c'era per il campionato del mondo, io lo faccio subito. Perché penso che tutti i match c'hanno una sua storia. Però sai, Hope già l'ho fatto due volte, quindi vorrei anche cambiare pugile. Grazie. Vogliamo intanto ricordare una cosa. Mattioli si è messo a posto per il futuro, ha comprato un grosso ranch in Australia e quindi, finita la parentesi in Italia, ritornerà in Australia con i genitori, con la moglie, per mandare avanti questo ranch. Quindi il futuro di Mattioli è tranquillo. Beh, il mio sogno è quello, però poi bisogna vedere la mia moglie come la pensa lei. C'è una notizia di pugilato, forse la può interessare. Ai campionati europei dilettanti di Tampere in Finlandia, Damiano Lauretta nei Mosca e Giuseppe Ferracuti nei Piuma si sono qualificati per i quarti di finale, vincendo entrambi ai punti. Motociclismo. Nessun successo italiano nel Gran Premio di Germania ad Hockenheim.
McEnroe ha vinto in 3-7 la finale del torneo di Dallas. In 1:45 ha liquidato il sudafricano Creek per 6-1, 6-2, 6-4. Baseball, nella seconda giornata del campionato, conferme al comando della classifica della Barzetti di Rimini e della Del Monte di Bologna, che sono a punteggio pieno. Le seguono in chiusura. E torniamo al calcio con un servizio che riguarda il calcio all'estero, una parentesi appunto per le più importanti partite del calcio estero. Vedremo infatti le immagini della vittoria della Polonia sulla Germania orientale nella partita di qualificazione ai mondiali di Spagna nell'82. Quindi il successo dell'Eintracht di Francoforte sul Kaiserslautern nella finale di Coppa di Germania. Vediamo il servizio. La Polonia ha superato ieri per 1-0 la Germania Est a Chorzów, vicino Varsavia, in una partita valevole per il gruppo 7 delle qualificazioni ai campionati del mondo che si svolgeranno in Spagna il prossimo anno. La rete della stentata vittoria polacca, che rivedremo al replay, è stata realizzata da Bunker al decimo del secondo tempo. I polacchi sono sempre apparsi molto concentrati, da notare che per avere maggior possibilità di vincere la partita, il commissario tecnico polacco aveva richiamato dalla Francia e dal Belgio Tomaszewski, Lato e Szarmach, tre veterani, è vero, ma senza dubbio i tre giocatori più rappresentativi della Polonia, assieme a Boniek, assente per squalifica. Quale che sia la decisione della FIFA in merito a Malta-Polonia, sospesa per incidenti, la formazione polacca deve considerarsi a punteggio pieno, 4 punti, e quindi ad un passo dalla qualificazione, unica in questo gruppo. Queste immagini documentano invece la vittoria dell'Eintracht di Francoforte nella 39esima edizione della Coppa di Germania. L'Eintracht, superando per 3-1 il Kaiserslautern al Neckarstadion di Stoccarda, è rientrata nel giro europeo. Ecco il primo gol di Neuerberger al 39esimo del primo tempo. La squadra di Francoforte non ha mai trovato difficoltà nell'organizzare il gioco. Pezzai, Olsenbein e soprattutto Nickel hanno avuto vita facile contro Wolf, Briegel e Meltzer. Rivediamo il bel gol del vantaggio dell'Eintracht. Un minuto dopo la rete di Neuerberger è giunto il raddoppio di Borker. Molto rapido e preciso. Rivediamo a rallentì anche questo gol. C'è il lancio preciso di Korbel e il gol di Borker. La terza e decisiva rete l'Eintracht l'ha realizzata al 17esimo del secondo tempo, nel momento di maggior pressione avversaria. È il sudcoreano Chabum che batte Elstrom. Proprio allo scadere, il Kaiserslautern ottiene il gol della bandiera. Lo sigla Meltzer. Bene, vediamo gli appuntamenti sportivi della settimana con il TG1. Domani alle 15.30 Lune di Sport, collegamento diretto con Piazza di Siena per il concorso ippico internazionale di Roma, automobilismo, il Gran Premio di San Marino il giorno dopo, servizi di attualità, le consuete rubriche. Mercoledì Sport di calcio e di pallacanestro, per il calcio la prima finale di Coppa UEFA, gli olandesi della Z67 contro gli inglesi dell'Ipswich Town. Per il basket da Bologna, Italia, Jugoslavia a 20 giorni dai campionati europei. Venerdì prossimo, infine, alle 14.40, da Perugia, alcune fasi degli internazionali femminili di tennis, con le grandi stelle a cominciare da Chris Evert. Arrivederci tra una settimana.